Ciao a tutti, Luca di Double Clutch, un'altra performance review, anzi presentazione tecnica. Questa volta abbiamo per Black Box la Crazy Light Boost 2016 in versione low, tanto attesa. Ah, prima di tutto vi invito a dare uno sguardo a il video che abbiamo fatto in cui abbiamo parlato della Crazy Light Boost 2016 e di Adidas in generale, performance nel basketball con Danilo Gallinari, quindi un video diverso dal solito. Vi invito assolutamente a cercarlo sia qui su Facebook che sul nostro canale YouTube. E inoltre partiamo subito con la presentazione, partendo come sempre dall'ammortizzamento. Allora, in questa nuova Crazy Light abbiamo il full length boost come materiale implementato nell'intersuola per la protezione dagli impatti e la reattività. Non vi nascondo che io sono abbastanza addicted to Boost, sto giocando, siccome in tanti mi chiedete con cosa gioco, cosa preferisci, sto giocando con le Rose 6 e mi trovo veramente bene con i Boost, anche perché io personalmente ho un sacco di problemi di schiena, di ginocchia, i menischi, così, quindi ho bisogno di ammortizzamento. E in questa Crazy Light abbiamo anche il taglio low, quindi il top per me, e il boost è leggermente diverso da quello utilizzato nei modelli precedenti nel basket, poiché c'è più densità, più volume di boost. Quindi la parte che era un po' quello che lasciava più, come si può dire, eravamo un po' tutti scettici sull'utilizzo del boost nel basket, perché eravamo convinti o comunque pensavamo ma terrà abbastanza da non darci instabilità nei movimenti laterali, soprattutto negli stop, negli scivolamenti, così, e ci creerà quel classico ribaltamento del piede che magari può essere dannoso. Bene, per contrastare questa possibilità Adidas ha aumentato la densità e quindi diciamo la percentuale, la quantità, ecco, dei piccoli ovuli, che di per sé non so se voi sapete esattamente come è creato il boost. Vi invito a dare uno sguardo, se ci ricordiamo lo linkiamo anche noi, ma ai video di Adidas che spiegano come si è fatto il boost, che è molto interessante. Praticamente c'è tanto tanto materiale in più proprio per contrastare l'instabilità. E parlando invece dei materiali, in tutto l'upper abbiamo lo stesso materiale utilizzato per la Lillard, che non è altro che un jacquard, utilizzato anche da Jordan Brand o comunque dagli altri competitors, dagli altri produttori di scarpe performance nel basket, perché è un materiale, è un woven, quindi un materiale tessuto, ecco, non un fuse, non un materiale sintetico, ma neanche una pelle, che dà molta struttura, molta stabilità, ma ci lascia anche liberi, ci fa sentire una scarpa che sembra più un calzino, ecco, rispetto a un boot classico tipo anni 90 di Jordan o anni 2000, ecco, una cosa molto molto più sock-like feel. E per quanto riguarda la calzata, la scarpa veste assolutamente true to size. C'è qualcuno che dice che come le altre Crazy Light può sentirsi un po' sul lato, sulla parte anteriore può essere un po' stretta, ma io sono convinto che non sia così, o che comunque non valga la pena dirlo, nel senso che qualcuno magari può pensare ma vado su di mezza. No, se vai su di mezza non hai quel sock like feel e quel contenimento che questa scarpa è assolutamente in grado di dare. Per quanto riguarda il supporto, è una scarpa a taglio low, quindi se avete la paranoia di farvi male alla caviglia vi consiglio di andare con una scarpa alta, altrimenti vi posso dire che comunque la parte alta posteriore, quindi la zona della caviglia, è più per un effetto placebo, o comunque serve di più a farti sentire un contenimento, ma in realtà la protezione vera e propria a livello di caviglia ce lo dà il nostro classico heel counter, quindi questa sorta di protezione, questo TPU che circonda tutta la zona del tallone, e in questa scarpa in particolare arriva quasi fino a metà piede, che ci mantiene belli stabili nei movimenti laterali e ci impedisce di slittare fuori dalla base d'appoggio della scarpa. Un'altra cosa importantissima per il supporto è anche il torsional support, qui che è inserito nell'intersuola per impedire che si generino torsioni che possono far male all'arco plantare, e molto importante sempre per aiutare questo boost che ci dà massima protezione dagli impatti e massima reattività, ma può sembrare un po' instabile, c'è anche questa sorta di shank, questa protezione aggiunta a livello laterale per contenerci ancora di più nei movimenti che interessano l'avampiede. È una protezione che è nello stesso materiale dell'outsole, quindi in solid rubber.
Visto che vi parlo dell'outsole, molto interessante da sapere, in quasi tutte le colorway di Crazy Light Boost Low 2016 abbiamo l'utilizzo di suola Continental, ecco si dice. Ed è interessante anche sapere che in tutte le suole di Crazy Light è utilizzata una suola a doppia densità. In questa porzione che vedete qui, quindi quella sotto all'avampiede, diciamo alla zona dove c'è più frizione alla fine, è utilizzata una gomma a struttura a densità più elevata, mentre in tutta la parte esterna, comunque in tutto il resto della suola, c'è una gomma un po' più morbida. E questa cosa è molto utile perché ci permette di di avere tanto grip, soprattutto nella parte esterna, e in quella dove c'è più frizione, come vi dicevo, quindi più appoggio, abbiamo comunque un buon grip, ma è aumentata la durabilità dello stesso. E io direi, un'altra cosa magari sempre per aggiungere dettagli, è utilizzato anche un po' di fuse o comunque di materiale sintetico nelle zone nelle high wear area, praticamente nelle zone dove c'è più rischio di usura, quindi anche questo serve ad aumentare, a migliorare la struttura. Non ho citato queste alette laterali in TPU che di per sé non mi convincono tantissimo, nel senso vengono create di per sé per dare più sostegno alla prova, così sapete che io comunque non le utilizzo tutte in campo, quindi sono solo presentazioni tecniche. Provandole così non ho sentito una grossa differenza, non ho sentito un beneficio. La userò di sicuro per giocare, quindi magari nel prossimo video di Adidas Branding, di qualche presentazione di Adidas, ve lo dirò se ha funzionato bene. Un'altra cosa, il lacing system, che non avevo detto, è una sorta di dynamic fit, una sorta di allacciamento dinamico comunque, perché ha i soliti laccetti, le solite asolette che sono collegate alla base della scarpa per darci un fit, una calzata molto più avvolgente. Direi che ho detto tutto, vi ricordo ancora una volta, per chi si sia sintonizzato solo adesso, di guardare il video di dove abbiamo intervistato Gallinari, e tra l'altro in quel video lì mi hanno fatto notare che ho presentato Francesco come solo il mio videomaker, ma ci tengo a dirvi che è il mio socio, quindi è parte integrante di Double Clutch. Adesso mi sta anche dicendo, mi sta intimando a smetterla. Comunque sì, è parte integrante di Double Clutch, quindi dello staff e soprattutto della parte creativa, e ovviamente è l'uomo che è dietro a qualsiasi video. Come sempre io vi ringrazio per averci seguito anche in questa edizione, in questa puntata di Black Box, e vi invito a condividere e a cliccare like su tutti i nostri video, sia qui su Facebook che su YouTube. Grazie mille e alla prossima!